Giorgio e poi Marco a chiudere. Sì, mister, io mi ricollego un attimo a questo ultimo discorso, lei parlava di 7 mesi fa, forse. Il direttore Pinetti questa settimana ha detto Sannino era stato un allenatore, forse tra quelli arrivati, che aveva fatto un'analisi migliore, aveva capito prima di tutti quello che sarebbe potuto succedere. A distanza di mesi, sapendo che sei un lavoratore che ama appunto dare il meglio del campo, sono aumentati gli impianti per quello che è stato potuto essere. Nella vita non bisogna mai vivere di rimpianti, nella vita bisogna vivere del presente, di quello che tu hai fatto, tornare indietro lascia il tempo che trova, quello che interessa a me non è quello che sarebbe potuto accadere o quello che dovrà accadere, cioè è oggi, i se e ma lasciano il tempo che trovano. Sannino, Gasperini, Malesani, Gasperini, Sannino, è un susseguirsi di situazioni, ma che comunque non credo, se 7 mesi dopo dici potevamo fare questo o potevamo fare quello, la situazione può cambiare adesso, perciò non ha senso una domanda del genere. L'unica cosa che vorrei che tutti sapessero è che io sono arrivato a Palermo 7 mesi fa con una grandissima voglia, sapendo che era una sfida difficile, ho dato il meglio di me. E sono ritornato 7 mesi dopo in una situazione sicuramente molto più delicata, con le stesse idee, stessa passione, stessa voglia di quando sono arrivato 7 mesi fa, con un problema, sono 9 partite, solo quel che cambia solo questo, poi tutto il resto è noia, il resto sono parole. La cosa più importante secondo me è far capire alla gente che viviamo un momento particolare, un momento dove tutti ci sentiamo sconfitti, non ancora morti, ma che comunque abbiamo questa possibilità. Io non faccio né proclami, non voglio che la gente venga allo stadio, riempite lo stadio, non mi interessa questo, perché la gente non ha bisogno di questo, la gente ha bisogno di ben altro. La gente, quando io esco fuori da qui, non vuole mister, facciamo. La gente di Palermo, quelli che io vedo in giro, quelli che mi fermano, quello che sento, perché non tutti stanno allo stesso modo, ognuno poi c'ha la sua idea. Non ho mai trovato un pubblico così sano, così voglioso di essere sempre vicino alla squadra, anche in momenti dove da altre parti forse ci sarebbe stato più scollamento, no? E invece io sento sempre parlare di questo Palermo da parte loro come se fosse la loro innamorata, la loro moglie. È questo che mi fa male, perché si vive in una città dove davvero si poteva far poco per essere grandi. La gente qui non vuole, io credo una cosa, che la gente qui non vuole sempre vincere, qui la gente vuole essere vicino alla squadra, consapevole che questa squadra davvero gli dia tantissime soddisfazioni nel vivere uno spettacolo domenicale dove dice oh, siamo andati a casa, però ci siamo divertiti. Abbiamo perso, ci siamo divertiti. È normale che se tu diverti non puoi sempre perdere. Cioè, questo è una logica. Russo e poi oggi Marco Russo. Russo, Marco Russo. Marco Russo. Numero uno. Torno. No, non c'è un problema, è già passato. Torno alla metafora iniziale. Sì, dimmi. Lei ha detto che all'inizio si andava un po' tutti per conto proprio. No, ho detto che ognuno cercava l'oro per conto suo, invece per cercare l'oro devi capire dove vai. Il problema è questo, cioè che è mancato il concetto di squadra. Questa è la società in cui fino a qualche tempo fa c'erano spogliatoio a parte per alcuni giocatori. Non so questo, non c'ero io. Dico, è questo il problema, è mancata l'unità della squadra. L'affettivo è questo. Io quando sono arrivato qua volevo costruire una squadra. Per costruire una squadra ci sono tante componenti. Le componenti sono la prima, l'allenatore. Io credo all'allenatore, ma se quando si viene a Palermo la prima domanda è quanto dura l'allenatore, credo che sia molto più difficile. Questo è. E non ci vuole molto nella vita. Cioè, ma non sono io a dirlo, io credo che ci sono dei ruoli, l'allenatore è l'allenatore, i giocatori, il presidente che è quello che ci mette i soldi, il presidente, il direttore è quello che deve dirigere un pochettino al di sopra un po' tutto. Basta, questo sono tre cose nel calcio, niente di più. Mi Marco, per piacere. Volevo chiederle anche in relazione a quello che diceva poco fa del pubblico, della gente che sono
Sì. Cosa si aspetta per l'estate, per la ripresa del campionato? Ripeto, senza voler fare proclami, però... Siamo nelle mani dei palermitani sotto l'aspetto di avere intorno una cornice, basta, credo quello. Cioè io il buon senso della gente, ma anche, come ho detto prima, l'amore verso questa maglia, ma che comunque loro sono liberi di scegliere. Noi non dobbiamo fare nessun problema, almeno da parte di Sannino, proclami zero. Chi ha voglia di venire allo stadio sperando che possa vedere una partita dove i propri beniamini, i propri giocatori possono pensare di dare una soddisfazione, vengano. Chi ci crede ancora e vuole venire a vedere anche la Roma, d'altra parte sono dei campioni, non è che gioca solo il Palermo. Noi siamo noi, è sempre bello poter giocare davanti a tante persone, però intanto c'è anche un altro passaggio. Noi domani c'è la partita contro la Primavera allo stadio, per me tutti allo stadio, chi vuole passare un pomeriggio sperando che sia un po' di sole, e intanto vedono i ragazzi allenarsi. Basta. Velocemente Paolo, se la faccio individuale, domenica a Milano abbiamo visto per qualche minuto Nicola Sviola che non prendeva da sì. Un segnale. Io ho dato, quando sono ritornato, ho dato un segnale a tutti, non ci sono i nomi, ci sono gli uomini che devono darti la possibilità di poter avere il loro contributo. Ho messo Viola anche perché secondo me in un momento dove io ero arrivato da 3 giorni, gli altri conosco poco e ho lavorato di più con Viola, e in quel caso ho voluto anche gratificare un ragazzo che ha lavorato sempre sotto traccia, nel senso sempre a basso profilo, non ha mai giocando poco, mai fatto una polemica, come è giusto che sia, perché il calciatore deve sapere che un calciatore quando firma un contratto non è un titolare, fa parte di una rosa, può giocare in panchino, in tribuna, forse manca in questo passaggio. E lui è stato un ragazzo straordinario sotto questo aspetto. So che ha vissuto un momento anche particolare in certe situazioni, e la scelta di mandarlo in campo nel momento in cui Donati ha cominciato a accusare un problemino lì all'adduttore è stata una scelta perché lo conoscevo meglio. Però da lì a dire prendiamo in considerazione la titolarità, il fatto che potesse giocare, c'è una settimana, cioè 10 giorni, perciò io credo che sullo stesso piano ho messo anche Faulin, perché mi sembra un ragazzo che ci può dare una mano in questa situazione, come tutti quelli che conosco meno e che sto valutando in questi giorni. Però sicuramente alla base di tutto ci deve essere la consapevolezza che è un momento davvero difficile, e che nella difficoltà ho bisogno di uomini, ma quegli uomini che non sentono tanto la pressione, perché Palermo non ha mai dato una grande pressione sotto questo aspetto. C'è pressione nel senso di paura, di giocare, della palla diventa difficile da prendere. Scott, bravo. Grazie. Grazie a voi.